Quindi con immenso piacere sono qui a presentarvi Monia Talenti, la nostra cercatrice di tesori terreni, no? Giusto. Giusto. Dunque, Monia è una biologa nutrizionista che si è appassionata all'arte della pasticceria. Diciamo che il suo incontro fondamentale, uno degli incontri fondamentali è stato sicuramente quello con il dottor Franco Berrino. Benissimo, con quale collaboro. Con la quale collaboro, infatti possiamo notare oltre al bellissimo grembiule che indossi, perché vedo delle stampe wax, anche la bella dicitura della Grande Via, che è il nuovo progetto condotto appunto dal dottor Franco Berrino. Niente, io direi che di iniziare con... il tuo i tuoi fantastici dolci. Ho già visto qualche anticipazione, vi posso dire che ci sarà da leccarsi i baffi. Quindi a te la parola, Monia, e grazie mille per essere qua. Grazie, allora inizio. Ciao a tutti, che bello, sono molto emozionata. Buongiorno. Grazie Giulia. È un grande piacere essere qua a macrolibrarsi, perché vedo tanti amici. E soprattutto vedo tante persone con le quali condividiamo, credo, un desiderio, che è quello di avere un mondo, un cambiamento in corso. E quindi, niente, oggi volevo presentarvi alcune ricette, le ricette che abbiamo elaborato all'interno della cucina della Mausolea. Sapete che la Mausolea è la sede della Grande Via. La Grande Via, l'associazione a cui fa capo il dottor Berrino. All'interno della cucina della Mausolea, poi molti di voi mi conoscono e lo sanno, abbiamo due grandi obiettivi, che sono quello di preparare dei cibi, dei piatti che curino, dei piatti del cibo, un cibo che sia nutriente ma allo stesso tempo che sia anche curativo. E l'altro obiettivo molto importante è quello di rendere particolarmente appetibili questi piatti, perché non sempre è facile. No? Dover rinunciare magari a volte a qualche ingrediente che la vita e la tavola, i ristoranti in generale ci propongono. Dunque, benissimo, oggi volevo farvi un paio di ricette, due ricette che ho scelto per mostrarvi come sia possibile eseguire dei dolci togliendo quelli che sono gli alimenti e le sostanze che li vanno ad appesantire in modo particolare. Quindi dentro la cucina della Mausolea prepariamo dei dolci che al loro interno non hanno nessun tipo di derivato animale. Per cui andiamo a togliere il burro, i latticini in generale, quindi mascarpone, panna, tutto quello che di solito troviamo nei dolci di pasticceria o nei dolci industriali, qua non lo utilizzeremo. Andiamo a togliere persino le uova, che da un punto di vista chimico sono sicuramente una delle sostanze più importanti, perché sapete che all'uovo sono legate tante reazioni chimiche. E allo stesso tempo abbiamo alzato addirittura l'asticella, perché come dice il dottor Franco Berrino, l'importante è non utilizzare sostanze che siano raffinate. Per cui siamo andati addirittura a togliere tutte le farine di tipo 0 e di tipo 00 e anche gli zuccheri raffinati. Spero che come me rimarrete sorpresi dal vedere che con questi ingredienti così naturali, così semplici, si riescono a fare dei dolci che sono ottimi, quindi molto gustosi dal punto di vista dell'appetito e allo stesso tempo però anche belli da vedere. Le due ricette che volevo presentarvi oggi sono queste. La prima, cannoli alla ricotta di mandorle e rose. E una cosa molto interessante dei dolci naturali è che andando a togliere quelle sostanze come appunto i grassi saturi e andando a togliere gli zuccheri in concentrazione così elevata, ci troviamo di fronte a un nuovo gusto che va ad esaltare completamente gli aromi che sono all'interno delle nostre ricette. Per cui spero oggi di riuscire a farvi assaggiare come anche semplicemente dei petali di rosa che magari possiamo raccogliere nel nostro giardino, essiccare e poi utilizzare per i dolci, vengono veramente a fiorire all'interno delle nostre ricette. E quindi questo lo faremo preparando una ricotta di mandorle con all'interno dei petali di rosa. E poi andremo a preparare una torta che sicuramente non è un dolce che Franco mi permetterebbe di somministrarvi tutti i giorni, perché comunque è abbastanza carico ovviamente per quelli che sono i nostri canoni, e che si chiama Tentazione di avocado e cioccolato alla Santoreggia. E questo è per dimostrarvi come si riesca a fare una torta veramente che non ha nulla da invidiare a un dolce di pasticceria per estetica e neanche per qualità, per gusto.
qui andiamo un po' fuori perché utilizziamo un po' di cioccolato, che diciamo oggi è questo vizio che ci permettiamo proprio perché siamo in festa. Benissimo, allora niente, mani in pasta ed iniziamo. Cannoli alla ricotta di rose. Questa ricetta l'ho scelta perché secondo me dentro ha questa ricotta che si riesce a fare semplicemente partendo dall'acqua o da una tisana, appunto quella di rosa, con le mandorle, e semplicemente grazie all'aiuto di un robot riusciamo quindi a produrci in casa una ricottina semplicissima che possiamo poi andare ad utilizzare o per un dolce e quindi per farcire, per fare un cheesecake o addirittura per una preparazione salata. E quindi oggi vi faccio vedere come potrebbe essere semplice farlo anche a casa vostra. Partiamo dal di qui. Allora, la tisana l'ho preparata a casa. Questa qui è una tisana di rose. Noi sapete che alla Mausolea abbiamo un giardino meraviglioso con piante, erbe aromatiche, eccetera. Abbiamo anche delle rose. Abbiamo preso queste rose, non abbiamo fatto altro che essiccare i petali. Abbiamo un amico che ce li prepara e le abbiamo messe all'interno di questi sacchettini e poi ogni tanto li riutilizziamo durante l'inverno. Si possono fare delle ottime tisane e noi oggi con questa tisana ci andiamo appunto a preparare la ricotta. La tisana si prepara molto semplicemente, si mette in ebollizione dell'acqua, prima che arrivi a piena ebollizione, quindi intorno ai 90 gradi, andiamo a spegnere e inseriamo un cucchiaio di petali di rosa. Lasciamo in infusione a coperto chiuso per circa 5-6 minuti, togliamo i petali e avrete questa meravigliosa bevanda. Mi dispiace non poter passare da ognuno di voi a farvela sentire, ha un profumo delizioso, ci siamo praticamente portati la rosa all'interno della nostra cucina, anche in pieno inverno. Allora, andiamo a mettere in un robot potente, se a casa avete un Bimby, un Vitamix o qualcosa comunque di particolarmente, diciamo, potente, benissimo, mettiamo la tisana alle rose all'interno. Ti faccio già la prima domanda, sì? Se posso. Sì. Hai parlato prima del discorso dei petali di rosa che voi giustamente ve li fate essiccare. Se noi a casa sì? volessimo essiccarli e non abbiamo un essiccatore, per conservare comunque l'aroma che ci sprigiona la rosa, come possiamo fare? Allora, in Mausolea neanche noi abbiamo un essiccatore, appendiamo tutto a testa in giù, vi trovate una bella stanza che sia abbastanza asciutta e qualsiasi erba aromatica, qualsiasi fiore, eccetera, possiamo, appendendo la testa in giù, farlo essiccare. Allora, qui dentro ho messo 500, poi magari se vi interessano le dosi, lascio qua sopra la dispensa e potete fotografarla. Qui dentro ho messo 500 ml di tisana alle rose. Vado ad aggiungere delle mandorle, queste le ho spellate io, in questo caso le spelliamo perché così la ricotta verrà più bianca, però potreste anche lasciare la pellicina e sfruttare anzi le qualità e i nutrienti della pellicina. Le ho tenute in ammollo 4-5 ore in modo che si sia un po' ammorbidita e la ricotta possa uscire più semplice. Adesso farò un po' di rumore perché dobbiamo preparare sostanzialmente un latte di mandorle bello denso e per prepararlo dobbiamo fare frullare un po', per cui per 2 minuti probabilmente sentirete un rumore un po' assordante. Vado. Mi sentite ancora se parlo? Benissimo, allora questo lo lasciamo lavorare per qualche secondo e intanto andiamo a preparare un pentolino e il succo di mezzo limone, quindi 500 ml di tisana, 100 g di mandorle pelate ammollate e poi il succo di mezzo limone. Questo limone avrà la capacità di andare a creare una reazione chimica particolare che renderà coagulato la proteina, la mandorla, all'interno del nostro latte. Strizziamo, il limone è durissimo, come vedete, ci lotto un po' contro. È un limone con poco succo, quindi probabilmente invece di mezzo limone lo useremo tutto. Questa ricotta qui va preparata un po' prima, quindi se voi decidete di fare il cannolo oppure se sapete di aver bisogno della ricotta, magari volete prepararla per la cena della sera, dovete metterci con un po' di anticipo perché poi deve essere lasciata riposare, deve scolarsi per circa 4 ore. Okay. Intanto noi vediamo il procedimento, poi io a casa naturalmente l'ho già preparata in modo che possiamo vedere che cosa succederebbe dopo 4 ore. Direi che possiamo
Ecco, come vedete qua, da liquido giallastro che avevamo prima, abbiamo ottenuto un meraviglioso latte di mandorla. Questo qui potete utilizzarlo appunto anche semplicemente così, da berlo, molto, molto nutriente. Allora, andiamo ad accendere il fornello, vediamo il mio test di intelligenza. E poi app. Dovrebbe accendersi questa parte. Ok, benissimo. Versiamo il latte di mandorle. Dovremmo fare andare il nostro preparato a circa 85 gradi, per cui se abbiamo un termometro lo utilizziamo. Nel caso non ce l'avessimo, quando iniziamo a vedere le prime bolle sappiamo che il latte è pronto per essere cagliato con il nostro limone. Giulia, ti posso chiedere di farmelo lavare? Benissimo. Alziamo un po' la temperatura e teniamo sotto controllo il calore del nostro latte di mandorle. Appena arriverà a 85 gradi, non facciamo altro che aggiungere il limone, mescolare delicatamente, in modo che vediamo proprio l'acqua. Mi dispiace che forse non riuscite a vedere, però vedrete proprio dei fiocchi di mandorla che si coagulano. E a questo punto andiamo a riporlo all'interno di un colino, nel quale mettiamo un tessuto, va benissimo il lino, oppure comunque anche un bel cotone a maglie un po' larghe, su una ciotola. Non dovremo fare altro che depositarlo qua. Mettiamo sotto. Qua siamo fortunati perché l'induzione che non è il massimo per cuocere, diciamo, però almeno fa veloce, giusto? Quindi ci prendiamo... Qua in Romagna si dice piuttosto che niente, le mai piuttosto. Quindi piuttosto che niente, sempre meglio piuttosto. Benissimo, è già arrivato a temperatura, per cui spegniamo. Andiamo a mettere il succo di limone che abbiamo già preparato e poi delicatamente mescoliamo. Mi piacerebbe farvi sentire già come si sta addensando, è proprio una reazione immediata. Intanto vi racconto, quando si prepara una ricetta e lo si fa seguendo quelle che sono un po' le raccomandazioni del dottor Berrino, facciamo sempre attenzione che i nostri dolci non alzino troppo la curva glicemica. Questo è particolarmente importante perché tantissime problematiche di salute passano appunto per la curva glicemica, per l'insulina, e quindi la cosa migliore è sempre quella di tentare di tenerla bassa. E lo facciamo quotidianamente, quindi mangiando cibi integrali, mangiando tante verdure, mangiando tante fibre, e in particolare lo facciamo nei dolci. Nei dolci la strategia per tenere bassa l'insulina, oltre ovviamente non utilizzare le sostanze di cui abbiamo parlato, fra cui gli zuccheri raffinati, abbiamo anche quella di mettere sempre all'interno delle nostre preparazioni della frutta secca. La frutta secca ha infatti proprio la capacità a livello intestinale di tenere modulata la curva glicemica. E quindi questo ci aiuta. Possiamo mangiare un dolce, magari anche un po' più dolce, ma l'importante è che dentro abbia alcuni o delle proteine, quindi sotto forma di legume, ma il legume nei dolci non è così apprezzato, oppure appunto della frutta secca. Con delicatezza andiamo a riporre la nostra ricotta qua. Ecco, fra circa 4 ore vedremo adesso uscire fuori un liquido, che è il liquido di scolo delle nostre mandorle, e fra circa 4 ore la nostra ricotta avrà la densità giusta per poter essere poi utilizzata. Questo, vedete, non facciamo altro che metterla a riposo per un periodo di circa 4 ore. Lo potrei appoggiare qua, intanto vi faccio vedere, adesso immaginiamo che siano magicamente passate 4 ore. Questo è quello che succederà appunto dopo il tempo a nostra disposizione. Otteniamo quindi, come vedete, proprio un composto che non solo ha un sapore buonissimo, ma veramente anche l'aspetto di una ricottina. La mettiamo qui dentro e poi la utilizzeremo per riempire, per farcire i nostri cannoli. Avete già fatto a casa delle ricotte con... Sì. Sì, vediamo dei sì attorno, dei no. Si possono anche fare con un'altra frutta secca, quindi anche hanno poi dei gusti molto diversi, con le nocciole, eccetera. Però questa con le mandorle è particolarmente delicata.
Andiamo a finire di preparare il composto qui all'interno. Per dolcificare mettiamo un po' di marmellata di arancia, facciamo attenzione che sia una marmellata ovviamente senza zucchero per non vanificare. Ne mettiamo un cucchiaio. La pasticceria di solito è molto molto rigorosa. Dunque, prendiamo questo. La pasticceria è molto rigorosa nelle pesate, no? Perché si tratta spesso di procedimenti chimici. In questo caso però possiamo dolcificare a nostro piacimento. Ne mettiamo un cucchiaio su una porzione, forse un pelo di più. Ok. E poi mettiamo all'interno un po' di uvetta sultanina. Andiamo magari a sminuzzarlo un po' a coltello. Grazie. E poi, dopo aver aggiunto l'uvetta, un po' di cannella, perché penso che all'interno di una preparazione del genere stia molto bene. Anche qui, appunto, tutti questi aromi li sentiremo veramente in modo deciso, quindi sentiremo proprio anche la separazione dei gusti, cosa che non capita tanto spesso nei dolci, no? Quando tutto diventa molto dolce. Sì, è vero, come dire, la gratificazione è data da questo sapore, però non apprezziamo fino in fondo la composizione della ricetta. L'uvetta in questo caso non l'ho ammollata perché avevo paura che perdesse poi troppo liquido, che rendesse troppo liquido il cannolo. Potete anche fare la robot oppure comunque vi mettete qua. Oggi facciamo tutto un po' di corsa perché volevo farvi vedere due cose, però a casa insomma questo si fa anche, no? Con tanta calma, quasi come fosse una meditazione, si taglia, si prepara, si lavora, si respira, si chiudono i figli da qualche parte. Benissimo, e anche queste uvetta le andiamo ad aggiungere qua. Allora, dicevamo, non utilizziamo zuccheri raffinati, non utilizziamo dolcificanti di tipo chimico, quindi come facciamo per dolcificare? Beh, molto semplice, usiamo il dolce della frutta, quindi andiamo ad utilizzare come dolcificanti o la dolcezza della frutta fresca o, meglio ancora, come in questo caso, quello della frutta essiccata. E quindi la nostra marmellata di arance che ci ricorda un po' il sapore della Sicilia. Non abbiamo messo dei canditi ovviamente perché sono troppo, sapete che la canditura richiede comunque un passaggio nello zucchero, una cottura nello zucchero insomma molto lunga e anche molto concentrata. Abbiamo detto che aggiungiamo un pizzico di cannella, che sono sicura troverò da qualche parte. Grazie. E il ripieno per i nostri cannoli è pronto. Lo mettiamo qua da parte. Se avessimo il frigorifero lo riporremo un attimo in frigorifero in modo da stabilizzarlo un po' e per non rischiare che poi diventi troppo morbido. E adesso andiamo a vedere invece l'impasto. L'impasto che vi propongo oggi è un impasto che serve per fare in questo caso l'involucro dei cannoli, però potrete utilizzarlo anche per fare dei biscottini, dei rotoli di biscotto. È un tipo di impasto che rimane abbastanza morbido, però ha una consistenza molto interessante. Anche in questo caso andiamo a usare un frullatore. Prendiamo in questo caso il bicchiere e insieme alla nostra farina che abbiamo qua abbiamo pesato 360 grammi di farina di tipo 2. Nelle nostre preparazioni ovviamente usiamo delle farine tipo 2 o integrale. Nei dolci di solito preferisco la tipo 2 perché l'integrale ovviamente essendo molto ricca di fibra tante volte ci rende i dolci un po' troppo densi, un po' troppo compatti e quindi questo non sempre aiuta nella preparazione. Questa è una tipo 2. Una bustina di lievito per dolci, di solito benissimo quelle già pronte che all'interno hanno il cremor tartaro e quindi sono sempre abbastanza naturali. E quindi questo per quanto riguarda le parti secche. Mettiamo sempre il nostro pizzico di cannella, così riprendiamo anche i sapori che abbiamo all'interno e grattugiamo un po' del nostro limone. Bel limone giallo. Il limone, mi raccomando, tutti gli ingredienti che utilizziamo, se possiamo, facciamo in modo che siano di agricoltura biologica o biodinamica, in modo che
soprattutto quando si mangia integrale, all'interno della germe, è proprio lì che di solito magari i veleni utilizzati in agricoltura vengono a concentrarsi, per cui è particolarmente importante, lo è diciamo sempre, però quando si mangia integrale questo diventa fondamentale. E nel chicco veramente si possono concentrare nella germe, se mangiamo il riso bianco il germe non ce l'ha, per cui abbiamo scartato tutte le sostanze nutritive migliori del chicco di riso, e in quel caso di riso, di grano insomma. E in quel caso sì, è importante che sia biologico, ma diciamo che è meno importante. Quando invece mangiamo integrale, allora sì. Mescoliamo quindi la farina insieme alla cannella, al lievito e alla buccia del limone. E poi andiamo a preparare i nostri liquidi. Siccome fuori abbiamo messo la nostra tisana di rose, invece di utilizzare dell'acqua usiamo la tisana di rose anche qua. In questo caso mettiamo dentro 200 ml di tisana di rose. E poi andiamo a preparare una pastella con delle mandorle bianche, 40 grammi, e in questo caso delle albicocche secche. All'interno abbiamo utilizzato dell'uvetta, qua per rendere dolce il nostro impasto utilizziamo queste albicocche. Frulliamo tutto, questo ci permette di avere un liquido che poi possiamo aggiungere alle farine. Ecco, per fare dei dolci naturali e per renderli cremosi, direi che uno strumento estremamente utile e indispensabile è proprio quello di avere un frullatore potente, perché tante volte uno dei sapori, delle sensazioni principali del dolce è proprio quello della cremosità. E questi strumenti qui ci aiutano appunto a dare questa cremosità. Siccome dobbiamo rinunciare già a diverse condizioni, che sono quelle per esempio appunto della sofficità che può dare l'albume dell'uovo, oppure della croccantezza che può dare lo zucchero, dobbiamo ricorrere ad altre strategie. E questo di rendere cremoso tutti i nostri preparati con un robot è molto importante. Allora, non facciamo altro che andare ad aggiungere questo al nostro impasto, proprio così, senza... Oggi vi ho fatto questa proposta così perché mi sembrava anche di riuscire a mettere magari in poco tempo degli spunti particolari che poi potete utilizzare a vostro piacimento e a vostra fantasia, anche ovviamente per altre preparazioni. Grazie, sì. Mescoliamo un po' finché andiamo a creare una piccola pastella. Verrà fuori un impasto, ci teniamo sempre quando facciamo queste preparazioni, sempre magari un goccio d'acqua e un po' di farina, in modo che poi a seconda dell'assorbimento della farina possiamo renderlo un po' più morbido, un po' più duro. Quando si lavora con le farine tipo 0-0 è più facile dare una standardizzazione alle ricette, tant'è vero che in pasticceria si è veramente precisi al grammo. Qua invece dobbiamo... essere un po' più elastici, un po' più flessibili e a volte aggiungere o togliere un po' di liquidi a seconda della farina. Sappiamo che per esempio il farro assorbe un po' di più, sappiamo che a seconda anche la farina di dove arriva, grani antichi o tipo diverso, assorbimenti diversi. Finalmente ci sporchiamo un po' le mani, sennò che pasticceri siamo, che pasticceri. In questo caso andiamo ad impastare. Sapete che la formazione del glutine si ha quando le farine entrano a contatto con un liquido e quando c'è la forza meccanica. Quindi in questo caso si sta formando un po' di glutine all'interno del nostro impasto. Noi vogliamo che si formi, però dobbiamo stenderlo, come se fosse, lo utilizziamo come una frolla, quindi non dobbiamo insistere troppo. Se insistessimo troppo, alla lunga avremo che l'impasto diventerebbe abbastanza elastico, troppo elastico, e quindi difficile da tirare. Quindi una volta che vedete che comunque la pastella si è formata, io direi che è sufficiente così. Poi andiamo a stenderla col mattarello. Siamo in Romagna, quindi questo mi ricorda un po' l'impasto alla piadina, anche per consistenza, se vi viene fuori così siete sulla buona strada. Ce ne prendiamo una parte. L'impasto che vi propongo serve
circa per fare 10-12 cannoli, quindi poi a seconda di quanti ne volete fare potete anche ridurre i dosaggi, sempre mantenendo le proporzioni. Dunque, ho un mattarello qua. Abbiamo infarinato un po' il piano sotto, infariniamo un po' sopra in modo che non ci si attacchi troppo al mattarello e stendiamo. Non è sempre facile riuscire a fare degli impasti che, come dire, siano facilmente estensibili senza mettere dentro ovviamente dei grassi animali. Qui in questo caso abbiamo la parte grassa data dalle mandorle, quindi quei 40 grammi di mandorle che abbiamo messo ci sono serviti al posto del burro per una ricetta tradizionale e quelle albicocche al posto dello zucchero. Non sempre è semplice trovare, diciamo, le proporzioni giuste per farlo. In questo caso questa è un'ottima ricetta. Quindi ricordatela, può esservi utile anche per altre preparazioni, per esempio fare delle piccole ciotoline nel quale mettere dentro una crema della frutta, no? Riponendoli magari sopra un guscio. Adesso ve ne faccio vedere un paio che serviranno da esempio, ne prepareremo un paio insieme, poi dopo voi a casa ovviamente farete tutto quanto. Dovrete avere a casa questo attrezzo qua, che è quello che serve per fare i cannoli, e ovviamente un tagliapasta. Allora, per essere sicuri che non si attacchi, andiamo ad ungerla con un po' di olio. Benissimo l'olio extravergine, in questo caso qui adesso ho un vasettino con dell'olio di cocco e con un pennello ungo leggermente la canna del cannolo. Proprio appena, giusto per essere sicuri che poi dopo in cottura... Questi sono degli attrezzi che a me piacciono molto, anche perché una volta che abbiamo messo in cottura, per riuscire a estrarlo senza romperlo è sufficiente schiacciare, sono proprio fatti apposta. Non so se li avete mai usati, sono molto comodi. Quindi con il nostro tagliapasta andiamo ad effettuare, vediamo quanti riusciamo a farne dal di qui. Ecco, da questo impasto riusciamo a ricavarne 4. Ci prepariamo con una teglia da forno. Non abbiamo fatto altro che con un tagliapasta ricavarci dei cerchi. Prendiamo la canna del nostro cannolo e la ricopriamo. E andiamo a fare una leggera pressione qui nel punto in cui l'impasto si sovrappone. La cosa importante quando lo mettiamo sulla teglia è di fare pressione e di mettere proprio quel punto di pressione giù a contatto con la carta forno. Questo ci permetterà di non farli aprire in cottura, perché essendoci un po' di lievito tenderanno un po' a gonfiare. Facciamo così con tutti e 4. Nel frattempo magari avremo acceso il forno. Questi andranno infornati a una temperatura, a seconda del forno che avete, comunque direi all'incirca 175-180. Prendiamo un altro paio di canne. Se avete qualche domanda... Faccio io la domanda, visto che voglio provare a farli. Statico o ventilato? Statico o ventilato? Allora, io direi statico va benissimo. Normalmente quando abbiamo le cotture di impasti che non devono crescere troppo, quindi che non sono dei lievitati come potrebbero essere, non so, una torta pan di Spagna o una cosa addirittura più complessa come il panettone, lì allora un ventilato è migliore perché l'aria circola intorno al nostro impasto e quindi ci dà la possibilità di una cottura migliore. In questo caso, quando abbiamo delle frolle, simil frolle o comunque degli impasti così più bassi, allora è sufficiente lo statico. Sopra e sotto va benissimo. Ok, semplicemente così andiamo ad infornarli. Qui ovviamente con tutti i ritagli poi ne dovrete farne altri e riuscirete all'incirca a farne 12. Adesso voi non lo sapete, ma io qui sotto ho un forno, che è un forno istantaneo. guardate che velocità. Li inforniamo, giusto? Ah, però non avranno le... Beh, la pazienza. Ma il nostro forno istantaneo, facendo finta che non sia istantaneo, quanto tempo ci metterebbe a cuocerli? All'incirca una ventina di minuti, poi vedrete la cottura. Ok, e voilà, la cottura è fatta, sentite il profumo? Le magie!
Allora, mi dispiace che non sono riuscita a farvi vedere come si tolgono questi, perché mi servivano per utilizzarli, però è veramente molto semplice, no? Si stringe un po' e questo può essere addirittura, no, tolto e messo senza problemi particolari. Ci vuole una manona un po' grande. Ok? Quindi questo è quello che ci ritroviamo quando il carnolo esce dal forno. Ne ho preparati un po' di più, così magari riusciamo anche a fare qualche assaggio. Mi sciacquo le mani, che sono un po' sporca di impasto. Vedete però, serve un po' di attrezzatura, però devo dire che la semplicità è, no? A questo punto non dobbiamo fare altro che andare a farcirli. Intanto volevo farvi vedere anche un piccolo segreto. La pasticceria naturale ha sempre dei colori che non sono molto intensi, molto brillanti, proprio perché magari mancano, no? Zuccheri, eccetera. E quindi abbiamo dei piccoli trucchi che ci servono per rendere un po' più appetibili, perché sappiamo che in pasticceria l'occhio ovviamente vuole la sua parte. Per fare questo, possiamo, quando escono subito al forno, come in questo caso, quando sono ancora così caldi e croccanti, non facciamo altro che prendere una ciotolina, mettere un po' di malto, un po' di acqua, per fare un lucido. Questo lucido darà un aspetto veramente invitante ancora di più al nostro preparato. Un goccio di acqua appena appena. E poi con un pennellino andiamo a lucidarli. L'impasto adesso, poi magari dopo se abbiamo modo lo assaggerete anche, però rimane anche morbido e adatto a questo tipo di preparazione. E in questo caso li lucidiamo un po', vedete anche soltanto, no, l'occhio come cambia, come sembra più goloso. Adesso non so se con la luce riuscite a vedere. Questo lo potete fare su tutti gli impasti che preparate a casa, quindi anche sui biscotti. Un po' di malto, ovviamente sì, lo so, è uno zucchero, però direi che una quantità così piccola, se abbiamo degli ospiti e vogliamo fare bella figura, fargli vedere che abbiamo imparato qualcosa di pasticceria naturale, possiamo farlo, giusto Giulia? Assolutamente sì, non vedo l'ora di sfruttare questa nuova skills nella mie ricette. Benissimo. Quanta acqua ci vuole? Proprio un goccino goccino? Sì, guarda, un cucchiaino di malto, un cucchiaino di acqua. Mescoliamo, un pennello, e questo funziona sempre. Ovviamente adesso quando sono caldi poi rimangono anche più fragranti, per cui prendiamo una sacca, una sacca poche. A me piace moltissimo usare la sacca poche, mi dà un tono. Diciamo che voi pasticceri siete particolarmente bravi poi a utilizzare la sacca poche. Sì, una volta che si impara si fanno veramente le cose. Anzi, hai detto bene, una volta che si impara. Scusami che ti passo. Ma noi cercheremo di imparare quanto prima, almeno parlo per me, poi magari qualcuno del pubblico è già ampiamente in grado di utilizzarla. Prendiamo una sacca, in questo caso abbiamo una sacca di quelle di tela riutilizzabile, una bella bocchetta grossa, e andiamo ad inserire un po' del nostro impasto di ricotta all'interno. Dopo poi le nostre ragazze dietro, se hanno voglia, possono fare qualche altro cannolo per gli assaggi. Volentieri. Allora, vi faccio vedere brevemente, sono mancina, quindi faccio tutto a rovescio, però normalmente quando si tiene una sacca poche, vedo tantissime ragazze quando vengono in cucina, magari la prima volta che la prendono in mano, schiacciare con la mano in alto. Invece la mano che sta in alto serve soltanto come chiusura, immaginate come se fosse un laccio, e quindi andate a tenerlo. La parte invece che va a mungere la sacca è quella sotto, per cui il segreto è quello di avere sempre un quantitativo piccolo di, in questo caso creme o quello che c'è, all'interno del palmo della mano, perché questo rende molto sensibile poi la fuoriuscita del prodotto. Questo non fa altro che chiudere, addirittura possiamo anche appoggiarlo qua, quindi guardate, con questo non faccio niente. Prendiamo il cannolo e andiamo a riempirlo. Prima da una parte e poi dall'altra. Stiamo preparando un cannolo siciliano, quindi senza aver utilizzato gli ingredienti principali del cannolo siciliano. E poi mi viene da dire, anche l'uva sultanina che hai aggiunto prima, è quel colore che ti ricorda magari le gocce di cioccolato che ci inseriscono loro nella ricotta. Sì, benissimo. Beh, poi potremmo anche ad effetto visivo è proprio... Questo potremmo anche farlo, magari aggiungere qualche goccia di cioccolato, magari andiamo su un fondente importante, un 75-80% almeno,
e potremo fare questo. Adesso ne prepariamo quattro, giusto per dare un po'... Poi se le ragazze ne hanno voglia di giocare, qua sotto ci sono altri cannoni. A questo punto non dobbiamo fare altro che decorarli per portarli in tavola, magari ne prepariamo uno. Beh, mancava il pistacchio, direi che a questo punto un po' l'aggiungiamo. Quindi qui dentro ho della granella di pistacchio. Andiamo a metterne un po' sui bordi. L'appoggiamo sul nostro piattino e l'abbelliamo un po'. Intorno io metterei anche qualche petalo di rosa che è qui dentro, quella con cui abbiamo fatto la tisana per preparare sia la ricotta che l'impasto. Magari lo mettiamo qua che ci ricorda che cosa c'è dentro e poi dà un tocco di colore alla nostra preparazione. Bellissimo. Ecco, e questo è il cannolo. Adesso li passo tutti di là e poi non so se... Se ve la sentite. Vi passo tutto così mi libero un po' di... Un po' dall'altra. Ok. E questa qui c'è la sacca. Vediamo come escono fuori dopo che hanno... Hanno ascoltato come si usa la sacca? Sì, la faranno? Sì, secondo me sì. Poi le mettiamo alla prova a vedere se sono state attente, esatto, giusto? Esatto, benissimo. Alla fine dopo le lascio qua. Allora le chiedo cortesemente di venire qua di lato, per favore, grazie. Facciamo subito. Allora andiamo a vedere adesso la prossima ricetta. Abbiamo detto cercheremo di preparare una torta di quelle da avvenimento, quindi una torta che magari di cui abbiamo bisogno per un compleanno, per una festa particolare, vedendo come veramente con pochi accorgimenti riusciamo a preparare qualcosa di abbastanza sorprendente. Gli ingredienti li ho già pesati, alla fine dell'intervento, e come vedete sono abbastanza, però la cosa curiosa è che veramente ho degli ingredienti molto semplici, ho 4-5 cose, non ho le mandorle, si fa tutto un po' con questa cosa qua. Posso riprendermela? Sì, al volo. Dopo ve la lascio qui, eh? Allora, grazie, per fare Maya. Questo andiamo a prepararci subito un piatto da portata ed un cerchio. In questo caso, invece di un piatto da portata, se vogliamo veramente fare credere ai nostri ospiti di essere andati in pasticceria, prendiamo un disco e sopra uno di questi cerchi. Questa torta si può fare però anche con quelle cerniere che servono per fare le ciambelle, insomma, se non abbiamo queste cose qua. Però queste non sono male, averne una in casa fa sempre comodo. Lo appoggiamo al centro perché poi andremo già a costruire la nostra base, per cui non riusciremo più a spostarlo, per cui cerchiamo di centrarlo. Volevo proporvi oggi una base che potrete utilizzare per in tantissime occasioni, quindi diverse, ed è appunto una base che invece di utilizzare biscotti secchi come i digestive quando si fanno magari cheesecake, utilizza in questo caso della frutta secca. Quindi per la base abbiamo 80 grammi fra mandorle e nocciole. Ti posso chiedere di prendermi delle mandorle e delle nocciole? È una bilancia? Grazie, perché secondo me sono la metà. E poi 80 grammi fra, quindi 80 grammi di mandorle, 80 grammi di nocciole, credo che qui forse siamo un po' sotto, adesso le prendiamo di nuovo, 80 grammi fra albicocche secche ed uvetta. Poi andremo ad aggiungere del limone, della cannella e del sale. Con il robot faremo una pastella, aggiungendo un po' d'acqua, che poi andremo a schiacciare bene sul fondo della nostra tortiera ed otterremo così, senza cottura e senza aggiungere nient'altro, una base già pronta in pochissimi minuti. E questo tipo di base qui la potete utilizzare sia da mettere sul fondo dei bicchierini, se magari fate, non so, qualche dolce particolare alla frutta, un canteno, se siete già un po' pratici di cucina macrobiotica. E altrimenti qualsiasi volta vogliate preparare una torta. Se volete farla un po' meno carica, perché qui all'interno abbiamo comunque parecchia frutta secca, potete sostituire o le mandorle o le nocciole. Posso avere la bilancia perché non sono sicura, scusa della pesata. Grazie mille. Potrete aggiungere, magari invece di fare 80 grammi di mandorle e 80 di nocciole, sostituire una delle due cose con dei fiocchi d'avena. E questo qui ci permette di avere una base un po' più leggera. Sì. Vado a ricontrollare perché non sono sicura che abbiamo fatto una pesata, di aver fatto una pesata giusta, perché era un po' ambiguo.
Infatti, ok. Allora, aggiungiamo un po' di mandorle e quindi sono 80 grammi di mandorle, 80 grammi di nocciole e 80 grammi fra albicocche e uvetta. No, direi che sono a posto. Ok, quindi 160. Benissimo. L'occhio dopo un po' aiuta, perché così anche quando succede di fare un piccolo errore nella pesata si risolve. Andiamo a mettere la frutta secca all'interno, andiamo a mettere la frutta essiccata e poi aggiungiamo qui la cannella. E la buccia del limone che vedrete e sentirete spiccare moltissimo. Mentre per fare esaltare, diciamo, il sapore della rosa, abbiamo messo qua una ricottina di mandorle. In questo caso invece andremo a utilizzare un'erba aromatica che a me piace moltissimo, che è poco utilizzata in cucina, che si chiama santoreggia. E ha questo sapore un po', assomiglia, è un incrocio fra un timo e una maggiorana, è molto particolare. Aveva anche un suo storico, noi sapete che la mausolea era la residenza dei frati camaldolesi, quindi lì all'interno mi hanno raccontato che questa erba aromatica veniva coltivata un po' in gran segreto, perché dicevano che aveva degli effetti afrodisiaci e ovviamente no, i frati era meglio non fargliela mangiare, per ovvi motivi. Quindi veniva coltivata in segreto e lì da noi si è tramandato, queste piante sono lì presenti nel giardino. Per cui mi piace utilizzarla, in questo caso associate al cioccolato. Quindi se è vero questa cosa della questione afrodisiaca, immaginate santoreggia cioccolato, cosa potrebbe succedere. Fila per chiedere l'assaggio poi. Vi sentirete di ottimo umore, esatto. Bene. Allora, adesso andiamo a tritare. Dopo che abbiamo sfarinato, andiamo ad aggiungere un po' di acqua. Questo ci aiuta per rendere un po' più appiccicosa, altrimenti se andassimo a metterla sul fondo così sarebbe, no, molto, molto liquida. Poi è vero che andiamo ad aggiungere la crema, però questo ci aiuterà a compattarla. Proprio, quanto ne ho messo? Un cucchiaio, credo, no? L'uvetta un po' ci aiuta, anche le albicocche sono un po' appiccicose, però vogliamo ottenere un risultato più appiccicoso. Sentiamolo magari con le mani, forse ancora un pochino, però ci siamo quasi. Poi a vostro gusto potete decidere se lasciarle un po' più grosse, quindi se sentire proprio la mandorla dentro che sgranocchia, oppure se... Un goccino ancora, appena. Quindi poi alla vostra fantasia, nel caso, al posto della frutta secca, di una parte della frutta secca, andare ad aggiungere dei fiocchi d'avena. Oppure se avete per esempio anche in casa dei biscotti che avete preparato voi senza zucchero e magari si sono induriti, potete riutilizzarli mettendoli all'interno delle basi. Allora, una volta che l'abbiamo preparata, non facciamo altro che andare a riporla nel nostro piatto di portata già pronto. Vedete com'è bello appiccicoso, eh? Si vede anche, no, da così, come questo può essere veramente... una pastella giusta per fare una base. Sembra praticamente una base biscottata. Esatto. Questo deve diventare, deve darci un po'... Allora, sopra andiamo a mettere poi una crema di avocado e sopra ancora uno strato di cioccolato. Quindi siccome avremo del cioccolato al 75% oggi l'ho usato, perché il prof è andato via alle 11, quindi non glielo mi diremo. Sono potuta permettere un 75%. In questo caso abbiamo messo un bel quantitativo di frutta secca proprio per tenere basso l'indice glicemico. Non facciamo altro che premere con le mani. A seconda dei nostri frutti, come si sono più essiccati o meno essiccati, abbiamo anche risultati diversi. A volte magari rimane un po' più grossolano, a volte un po' più... Però direi che il risultato è comunque ottimo. Dobbiamo fare attenzione in questo caso,
dobbiamo veramente quasi stuccare il fondo del piatto e anche i bordi, per cui adesso lo stendo bene e poi ve lo faccio vedere. Facciamo particolare attenzione a chiudere tutte le parti della circonferenza del nostro cerchio. Questo ci permetterà di non fare fuoriuscire poi il liquido che andremo ad inserire sopra, la crema di avocado. Non è proprio un liquido, però è abbastanza molle. La chiusura perfetta dei bordi, quindi spingendo bene con le dita intorno al cerchio, proprio in questo modo qua, ci permette di aggiungere, in questo caso qui, anche dei budini. Poi andremo a vedere come si possono fare delle torte vere e proprie. È partito il cannolo intanto. È partito il cannolo, bene. Ah, che brave, eh? Stavo pensando, al posto di albicocche secche, sì? Se uno amasse particolarmente il dattero, cosa ne pensi? Allora, per dolcificare comunque va bene, perché è molto dolce, per cui probabilmente ne servirebbe un quantitativo anche minore rispetto all'uvetta sultanina. Lì abbiamo soltanto così una questione di cui mi piacerebbe parlare, che è questa. Tendiamo di solito a non consigliare di mangiare troppa frutta tropicale. E questo proprio perché la frutta tropicale comunque viene da un paese dove il clima è molto diverso dal nostro. Per cui sapete, no, che la natura mette a disposizione dei frutti in un certo posto, in un certo momento dell'anno, proprio perché noi in quel momento possiamo beneficiarne. Se noi andiamo a prendere un frutto che viene da una latitudine completamente diversa, magari la mangiamo in inverno, il nostro corpo rimane sorpreso, dice, beh, come, no? Questo viene prodotto magari dove c'è il sole a 40 gradi e quindi questo porta a quelli che, secondo la tradizione orientale dello yin, dello yang, della macrobiotica, è comunque una possibilità di indebolimento del nostro corpo. Per cui tanti raffreddori che magari abbiamo in inverno, mal di orecchie, tutte queste cose che riguardano un po' l'apparato respiratorio e tutto ciò che cerchiamo di espellere, potrebbe essere dovuto proprio ad un indebolimento che deriva anche da magari mangiare troppa frutta fresca d'inverno, o troppi latticini, o comunque troppe sostanze, troppo yin, ecco. Poi magari questo è un discorso che, se avete voglia, approfondiremo. Abbiamo già costituito quindi la nostra base, non facendo altro che sfarinare della frutta secca e andare a ricoprire il cerchio. Adesso abbiamo un frigorifero sempre qui magico sotto, e andremo a riporre la nostra torta un attimo. Intanto andiamo a preparare il primo, questa torta qua che vi presento ha tre strati, quindi il primo l'abbiamo già composto, adesso andiamo a fare uno strato verde in mezzo di crema di avocado. Abbiamo appunto parlato della frutta esotica, quindi a me l'avocado piace moltissimo, ha delle caratteristiche molto interessanti, perché ovviamente si sfrutta veramente qui la parte grassa. Questa è una torta che vi consiglio d'estate, quindi magari in questo periodo, ancora per qualche giorno finché fa caldo. Poi magari d'inverno lo sostituiamo, appunto perché si tratta di un frutto tropicale. Va bene, adesso lo mettiamo qua. Allora, per preparare questa crema di avocado, quindi ci procuriamo due frutti, bisogna fare attenzione, devono essere belli maturi, perché dobbiamo fare una crema, quindi per ottenere la cremosità bisogna che proprio, non so se avete mai aperto un avocado, ma deve essere proprio, no, al punto di maturazione giusto. Abbiamo deciso di utilizzare, seguendo un po' quello che sta succedendo, posso dire? No, va bene, con questo forse riesco. L'avocado in questo momento è un frutto molto di moda, se ne utilizzano tantissimo rispetto a tanti anni fa, per cui abbiamo letto che ci sono anche dei problemi legati al disboscamento delle zone importanti, soprattutto per quanto riguarda il Perù, il Centro America. Per cui abbiamo deciso di utilizzare degli avocadi che provengono dalla nostra Sicilia, ce ne sono, si trovano, e quindi quando vi capita cerchiamo di farlo, poi magari guardiamo anche a questi aspetti naturalmente. Mettiamo la polpa direttamente nel nostro frullatore. Dal di qui faremo semplicemente una crema con l'avocado, però volevo farvi vedere oggi e magari proprio insegnarvi un metodo, più che questo è ovviamente un esempio di quello che si può fare, però un metodo di come si possa tenere all'interno di una struttura, di una torta, una qualsiasi crema o un budino, lavorando appunto con un ingrediente particolare che adesso andiamo a introdurre, che è l'agar agar.
La Gragar ci permette veramente di fare delle cose molto interessanti, perché budini che di solito sarebbero all'interno magari di una coppetta o comunque sarebbero semiliquidi, ecco, con la giusta quantità di agar-agar possono diventare delle torte vere e proprie. Quindi pensate che meraviglia poter rendere qualsiasi tipo di budino di crema una torta vera e propria da festeggiamento. Mettiamo tutti i frutti, questi sono abbastanza maturi. Togliamo il nocciolo. All'interno, per dolcificarlo un po', sapete che l'avocado ha questo sapore che sta bene sia con il dolce che con il salato. In questo caso vogliamo dargli una tonalità un po' più dolce, per cui in questo caso possiamo utilizzare anche in questo caso della marmellata. Avevo della marmellata di arancia che ho usato prima e riutilizzo questa, ma andrebbe benissimo anche della marmellata di fragole, comunque quello che avete, della composta, quello che avete in casa. Lo riponiamo qui all'interno insieme all'altra crema e andiamo a fare sciogliere. In questo caso è talmente morbida che comunque riuscireste anche con un pestello, oppure con lavorandolo con una bella frusta anche a mano. Adesso io sono sempre pigra, ormai per me Vitamix è... Andiamo a fargliela lavorare finché vediamo che tutto è diventato omogeneo. È molto invitante, sembra quasi a questo colore bello intenso. Andiamo avanti a mescolare finché non sentiamo un rumore anche omogeneo. Questo ci fa capire che... Com'è andata con il cannolo? Era buono? Non mi dicevate niente? Mi stavo demoralizzando. Ecco, adesso... Non vedo più grumi presenti, quindi tutto il frutto, bene o male, è stato... Tutto il frutto si è ammorbidito. Questo procedimento qui, la frullatura dell'avocado è abbastanza importante, perché dati qui poi avremo la tessitura della nostra torta, per cui facciamo attenzione che sia bella... Che sia soffice e che sia miscelata al punto giusto. Lo facciamo di solito, questo è l'ultimo momento, perché sapete che l'avocado proprio ha una capacità di ossidarsi altissima, per cui cambia colore molto rapidamente. In questo caso è vero che abbiamo messo della composta, quindi della frutta acida e un po' dolce, che quindi fa tenere il colore brillante. Per tenere il colore brillante poi abbiamo escogitato un altro segreto, un altro trucco, che è quello di non far cuocere il mango, prima di tutto per non perdere le proprietà. E poi per comunque far sì che il colore rimanga bello, bello brillante. Rovesciamo la nostra crema. Come andiamo, Giulia? Siamo indietro? Abbiamo ancora 10 minuti e un quarto d'ora, dai. Va bene, direi che ce la facciamo. Cerchiamo di pulire al meglio. E adesso che abbiamo ricavato questa... Già, se volessimo servirla al bicchiere così sarebbe comunque ottima, vi assicuro che ha già un buon sapore in questo modo. Però, appunto, vogliamo fare in modo che rimanga in piedi. Per compiere il miracolo adesso andiamo a sciogliere quindi dell'agar-agar. Dai una mano, Giulia, a pulirlo bene. Ti faccio fare... Oppure no, mi faccio aiutare. Me lo viene a ripulire un po'. Grazie, così intanto vado avanti. Allora, non facciamo altro che farlo ripulire un po' meglio perché è un po' incastrato all'interno delle lame. Noi intanto andiamo avanti e andiamo a preparare quello che ci permetterà di gelificare la nostra polpa. Per gelificarla dobbiamo utilizzare 120 ml di acqua che riponiamo in un pentolino. In questo caso mettiamo un po' di malto, è l'unico dolcificante che utilizziamo oggi per fare questi dolci.
Fra tutti i dolcificanti, miele compreso, il malto è quello che diciamo è un dolcificante un po' più naturale, perché comunque viene preso dal riso o comunque da un cereale, dal riso, dall'orzo, e viene digerito praticamente tramite germogliazione. Quindi abbiamo un prodotto comunque molto naturale. Questo qui sono 100 grammi di malto. Saranno, sì, un cucchiaio e mezzo. Okay. Grazie. E poi andiamo a prendere l'agar agar. L'agar agar è un'alga, in particolare in questo caso deriva da un'alga rossa, ha delle proprietà molto interessanti. Prima di tutto è un gelificante e quindi noi sfruttiamo questa sua capacità di andare a creare un vero e proprio gel all'interno della nostra polpa. E poi ha altre proprietà che sono legate soprattutto al benessere del nostro intestino, quindi ha la capacità di assorbire sostanze particolarmente dannose per il nostro intestino e di convogliarle verso ovviamente l'uscita, grazie anche alla sua capacità di aumentare la peristalsi. Per cui anche per esempio tante donne come me, magari soffrono di stitichezza, l'agar agar, ricordatevi che è un ottimo rimedio. Quindi anche consumato così all'interno del succo di mela caldo, eccetera, ha la capacità proprio di aiutare l'intestino, sia nella purificazione che proprio nell'aumento della tonicità. L'unica difficoltà nell'utilizzare l'agar agar si può trovare in polvere, in fiocchi o in filamenti. Io ve lo consiglio in polvere. Bisogna prenderci la mano un po', nel senso che se ne usano quantità piccolissime. In questo caso noi ne andiamo a mettere 6 grammi. Io mi sono procurato un cucchiaino così piccolo, perché per pesare 6 grammi ci vorrebbe veramente altrimenti una bilancina. E con questo poi ho iniziato a guardare all'incirca, no? Quali sono i quantitativi. So che se io prendo questo misurino qui e lo riempio fino in cima, ho circa 6 grammi, ok? Voi quando andate, prendetevene uno anche voi, e poi pure un cucchiaino semplice, sempre quello, e vedete, piano piano, che prenderete anche, come dire, le misure per fare il giusto quantitativo, per non rendere né troppo dura la nostra crema, né troppo morbida. Mescoliamo e accendiamo. Quindi qua dentro abbiamo messo l'acqua, un po' di malto, e lo portiamo a ebollizione. Come fa l'agar agar a gelificare? Si scioglie e si diffonde all'interno del liquido che abbiamo quando arriva alla temperatura di 80 gradi. A 80 gradi questo si diffonde nel nostro liquido e rimane lì, quindi apparentemente ci sembra di non aver fatto nulla, ma poi quando la temperatura riscende sotto i 40, ecco che l'agar agar rapprende, e essendosi ovviamente disperso in tutto il liquido, poi crea questa specie di gel, di gelatina di frutta. L'agar agar lo utilizziamo moltissimo, un po' perché appunto ha queste proprietà molto interessanti. Lo si utilizza tantissimo anche la sera, magari chi di noi ha bisogno di rilassarsi un po' di più perché ha problemi nell'addormentarsi, nel dormire, anche rilassanti all'interno magari del succo di mela, può essere utilizzato. Lo portiamo a bollore. In questo caso, quando arriverà a bollore, essendo in polvere, quindi così sminuzzato, sarà già completamente disciolto. Adesso vedo già un po' di schiumina, quindi stiamo per arrivare. Dovete controllarlo, perché questo qua ha la tendenza proprio a fuoriuscire, per cui magari rimanete qui, siccome c'è poca acqua. Adesso sta facendo già una schiuma che mi fa capire che è ora di spegnere. Okay. E ora semplicemente andiamo a metterne una parte all'interno della nostra crema di avocado. Una parte, e mescoliamo un po' fino a farlo assorbire completamente. Utilizziamo una frusta, che forse ci semplifica il lavoro. No, in questo caso no, perché lo mettiamo già all'interno di una polpa molto fredda, per cui è meglio di no, in questo caso subito, perché la polpa era abbastanza, e quindi rischiamo poi dopo di avere invece la agar agar che quando tocca la polpa si rapprende, quindi sentiamo sotto i denti, e poi non abbiamo comunque una buona gelificazione. La torta magari non sta in piedi. E poi lo aggiungiamo tutto. Dobbiamo essere proprio sicuri che tutta la polpa vada a contatto con la agar agar. Questo ci permetterà di tenere la torta bella sostenuta. Intanto vi ricordate che la nostra base l'abbiamo messa in frigorifero. La possibilità di tenere in frigorifero ci aiuta, perché poi appena questa qui toccherà la base già fredda, faciliterà l'addensamento.
Vedete com'è bella, eh? Ha mantenuto il colore. Se avessimo cotto tutto insieme alla agar agar, come spesso si fa per i budini, a quest'ora probabilmente avremo una crema molto ingiallita. Invece vogliamo mantenere anche il colore brillante. Ti interrompo un attimo, sì? Per una comunicazione non, sì, troppo piacevole, però doverosa. Allora, sono passati da poco i vigili e hanno notato giustamente un gran numero di persone all'interno. Ci fa un sacco piacere, però noi vi chiediamo cortesemente se per il momento potete indossare la mascherina per poter visionare lo show. Vi ringraziamo e speriamo nella vostra comprensione. Grazie. Possono toglierla per fare gli assaggi? Assolutamente. Ok. Allora la teniamo un attimo. Ecco qua, allora abbiamo ritirato fuori dal frigorifero la nostra base e ora andiamo a riporre la crema. Facciamo tutto abbastanza velocemente proprio perché non si addensi all'interno della nostra ciotola. E la andiamo a depositare. La stendiamo bene e abbiamo composto così il secondo strato. Il primo strato, quello che abbiamo fatto con la frutta secca, l'uvetta, le albicocche. Ecco, anche se era abbastanza liquida, vedete sui bordi, no? Che non è uscito niente. E questo proprio perché avevo fatto quella pressione abbastanza accorta con le dita intorno ai bordi del cerchio. Queste ricette qui, poi ovviamente voi con la vostra fantasia potete crearci quello che vi pare. Potete anche semplicemente tenere delle belle coppette, mettete sotto un po' di questa base di biscotto senza utilizzare l'agar agar in un bicchiere e avrete comunque un ottimo dolce. Tra l'altro questa torta mi sembra di riconoscerla dalla copertina del tuo libro, o sembra a me che mi, sì, sbaglio? Sì, hai ragione. Quindi vi dico già che nel caso in cui non vi riusciate a segnare tutti i passaggi o comunque tutte le proporzioni che Moni ha utilizzato, ha scritto un bellissimo libro che si chiama Il sole in cucina, dove troverete sicuramente delle ricette, oltre alla torta con l'avocado, anche tanti altri spunti appunto per delle dolcezze macro mediterranee. E sì, ovviamente lo trovate anche all'Info Point, quindi è possibile già andarlo a acquistare. Grazie, eventualmente, sì, magari Monia ci fa anche un bel autografo sopra. E se seguite il dottor Berrino, e quindi avete già, lo conoscete, lui ha pubblicato già tanti libri interessanti, e questo è un suo progetto, e insieme ad altre cuoche con cui collaboro, io mi occupo di dolci, ma le mie colleghe si occupano poi di tutto il resto, che è zuppe, cereali, eccetera. E questo fa parte di una collana, si chiama La Collana del Sole in Cucina, dove appunto abbiamo collezionato tutte le ricette che di solito proponiamo in mausolea, e quindi credo che siano tutti qua. Poi. Grazie. Allora, questa cosa qui la riponiamo di nuovo nel nostro frigorifero, qua sotto, vicino al forno. E ora andiamo a comporre l'ultimo strato e poi abbiamo finito. L'ultimo strato è veramente molto semplice, è una ganassa al cioccolato che vi sarà utile in tante occasioni. In questo caso ho usato il 75%. Potremmo usare anche un cioccolato più fondente se siete abituati. Aggiungiamo in un pentolino 100 ml di un latte vegetale. In questo caso ho usato un latte di riso. Il latte, fra i latti vegetali, per i dolci io amo in modo particolare quello di riso, perché è più dolce, ha un gusto che si disperde meglio all'interno. Cosa ho fatto? Ok, ho capito. Prendiamo una ciotola. Il nostro cioccolato al 75% l'abbiamo già tritato, l'ho fatto in precedenza perché avevo paura di non avere tempo. E lo andiamo ad inserire qua. Aspettiamo che il nostro latte vada ad ebollizione. E quindi guardate con che semplicità possiamo fare appunto questa ganache, che vi può servire in tante occasioni. È sufficiente? Un po' troppo alto. No, dopo un po' poi ci capiamo. Ah, ok, così al minimo. Perfetto. E questa ganache è molto semplice, perché andiamo a mettere del latte vegetale all'interno del cioccolato. Facciamo attenzione che questo venga sciolto in modo corretto ed è a posto. E in questo caso volevo farvi aggiungere alcuni ingredienti. Questa Santoreggia di cui vi parlavo, e sentirete che sorpresa, no? All'interno del cioccolato gustare un'erba aromatica. In mausolea con la massa di cacao, quindi il cioccolato senza zucchero, facciamo anche i cioccolatini con la Santoreggia e il cioccolato, e vengono veramente squisiti. E poi volevo mettere all'interno di questa ganache un frutto
che vi invito, se non lo conoscete, ad utilizzare, ed è il gelso. Non so se l'avete mai... Il gelso è una pianta, credo, di quelle insomma antiche, dimenticate, che ormai non utilizza più nessuno. Si trovano spesso, durante la primavera, dei gelsi con sopra tutti i frutti che nessuno raccoglie. Se vi capita, raccoglieteveli, essiccateveli. Si fa un dolcificante meraviglioso, che ha proprio anche la consistenza e, come dire, anche proprio la struttura dello zucchero di canna. E questo oggi mi dispiace che non abbiamo tempo, però vi potrei fare vedere tantissimi impasti che si possono preparare, soprattutto per quanto riguarda i biscotti, che, utilizzando il gelso come dolcificante, perché lo rende particolarmente croccante e non è così, diciamo, umido come l'uvetta, per esempio l'albicocche o i datteri o così. Per cui è un ottimo dolcificante. Oggi ve lo faccio vedere qui all'interno della ganassa. Questo mi sembra che sia pronto, abbastanza caldo. Prendiamo una frusta e versiamo una parte del latte. Facciamolo in due volte magari, così siamo sicuri di avere il completo scioglimento del cioccolato. Una prima parte, mescoliamo bene. Possiamo a questo punto anche aggiungere il nostro gelso. Di gelso ne ho messo 20 grammi, quindi proprio una parte piccolissima, giusto per dare un aroma, sta molto bene anche con la Santoreggia. Sbriciolato. Sono semplicissimi i gelsi, sono delle piccole bacche così e poi vengono tritate. E andiamo ad aggiungere l'ultima parte del latte. Se per caso facendo questa operazione non siamo abbastanza veloci, quindi capita che si rapprende un po', con un altro po' di latte riusciamo poi a portarla avanti. A questo punto tritiamo dentro qualche uvetta e la nostra ganassa al cioccolato sarà pronta. Non dovremo fare altro che andare ad aggiungere. Tanto nel nostro frigorifero o abbattitore che abbiamo qua sotto siamo giunti. È tutto magicamente fantastico e veloce soprattutto. Esatto. Ecco, e quindi questo è il terzo strato. Avete visto veramente come quanto ci abbiamo impiegato? Una mezz'oretta, una volta che vi siete pesati gli ingredienti, come riuscire a fare una torta. Non abbiamo utilizzato neanche il forno, non abbiamo utilizzato nulla di particolare, ingredienti molto semplici. Che spero troverete buona. Aggiungiamo anche questo. Così sopra avremo veramente una ganache, però particolarmente ricca in questo caso. Sostituiamo, forse ci troviamo meglio con una frusta, con un cucchiaio, piuttosto che con questa che inizia un po' a rapprendere. Allora, avreste potuto mettere la ganache al cioccolato anche semplicemente così, liscia. Dopo in una torta vi ho fatto anche vedere questa, vi farò vedere l'altro risultato. Così è meno bella da un punto di vista estetico, però acquisisce un sapore, secondo me, più interessante. A questo punto andiamo a prendere la nostra base, che si è magicamente raffreddata. Un miracolo. E andiamo a stendere l'ultimo strato. Ci prendiamo magari una spatolina. Cerchiamo di distribuirla in modo omogeneo, abbastanza velocemente, perché appunto sta tirando. La presenza all'interno dell'uvetta e del gelso lo rende più buono, ma un po' meno liscio da vedere. Un po' più rustico, ecco. Ne guadagna il sapore, ne perde un po' l'eleganza della preparazione. Benissimo, e questo è il terzo e ultimo strato della nostra torta. Avrà bisogno, adesso non avendo qui il frigorifero a disposizione, ovviamente il preparato sotto l'avevo fatto in precedenza, però nel giro veramente di 20 minuti, mezz'ora si riesce a completare tutto quanto. E forse mi servivano le lecca-pentole. Puliamo un po' bene tutto. Mettiamo in frigorifero. Anche questa, tutte le ganache sono molto veloci nel raffreddamento,
per cui adesso qui, avendo a disposizione ancora un quarto d'ora, saremo riusciti in frigorifero ad avere la torta finita. La rendiamo un po' più liscia con questa spatolina gobba. Ecco, e la nostra torta è completata. Sarebbe sufficiente adesso un po' di... La mettiamo in frigorifero e vediamo cosa succede. Guardate che velocità, si è raffreddata. Più liscia di prima, tra l'altro. Fantastico. Più liscia di prima. Ecco, in questo caso volevo farvi vedere come senza aggiunta di frutta secca si ottiene un risultato diverso da un punto di vista estetico. Ok, questa qui proprio è particolarmente liscia, però a me piace anche l'altra da vedere. Allora, adesso cerchiamo di togliere il cerchio senza fare del danno. Magari abbiamo bisogno di un piccolo coltellino per aiutarci un po' nella parte sui bordi. È un'operazione un po' delicata, ma insomma, siamo pasticceri, giusto? Quindi... Adesso la torta è stata fuori frigo, l'ho tolta prima di venire qua. No, quindi... L'abbiamo appena tolta dal frigo magico. Ah, ok, giusto. Niente, pensavo fosse stata un po' fuori. Se la togliete dal frigorifero e poi istantaneamente togliete il cerchio, viene via senza nessuna difficoltà. Ecco. E quando togliete il cerchio, vi trovate davanti questa torta che rimane in piedi. A questo punto è bella anche da vedere. Non ci rimane che sbizzarrirci un po' nella decorazione. Io vi propongo qualcosa. A me piace molto preparare magari dei fiori con le mandorle, con le poche cose che abbiamo a disposizione. Un fiore, poi magari ve lo faccio vedere. Molto semplicemente si può fare mettendo in cerchio delle mandorle bianche. Devo andare, Giulia, vero? No, ti sto facendo... Un po' di pressione? Un po' di pressione, dici? No, abbiamo finito, quindi... No, è che è stato veramente un incanto guardarti lavorare, perché a parte con questo sorriso contagioso hai, penso, conquistato tutti. Sei stata di una bravura immensa e io ti ringrazio veramente. Grazie, perché grazie è stato a te, veramente grazie bello. A voi. Grazie. I fiori li facciamo non soltanto con le mandorle, ma magari anche col pistacchio. Chi lo vedrà, probabilmente questa torta potrà pensare che si tratta di un... una torta al pistacchio, perché il colore ce lo ricorda anche. Ecco, prendete spunto, la ricetta che vi ho proposto oggi può essere fatta anche con altri frutti, con altri... L'importante è che ci ricaviamo una polpa e che poi andiamo a creare con l'agar-agar un liquido che ci permetta di tenere insieme quella crema che abbiamo creato. E questo, se avete, non so, a casa un budino che fate di solito, che magari vi piace molto ma rimane liquido, andate ad aggiungere l'agar agar, lo potete mettere in piedi dentro al cerchio. Abbiamo preparato i pistacchi, andiamo a fare l'ultima decorazione e poi siamo pronti. Prendete quello che avete in casa, se avete da granella di nocciola. Io adesso ho preso per fare le piccole rifiniture della frutta essiccata. E in questo caso rifiniamo con un po' di granella di pistacchio. Con poche cose si ottengono dei risultati. Sapete che adesso va molto di moda il cake design, no? Queste cose molto... A me sinceramente piacciono più così. Io sono completamente della tua filosofia, anche perché è di un'eleganza e di una bellezza unica. L'importante è trovare qualcosa che doni colore, un po' di colore. E il pistacchio, per esempio, appena tritato, ne ha tanto. Ok, qui sopra sfruttiamo le cose che abbiamo utilizzato, che sono petali di rose, ed andiamo a fare le ultime rifiniture. Questo tocco di rosa mi piace moltissimo. Ecco, e con poche cose siamo riusciti a fare una torta che possiamo presentare per un compleanno.
bravissima, davvero bravissima. Te li meriti tutti questi applausi. Allora, vogliamo ricordare ai nostri spettatori che appunto ti possono trovare con le tue ricette anche sul blog La Grande Via. Sì. Oltre a, appunto, eventualmente, se si vuole approfondire il discorso di ricette di Monia, si può andare a prendere dolcezze macro-mediterranee della collana Il Sole in Cucina, appunto in collaborazione con La Grande Via, il dottor Franco Berrino e Simonetta Barcella. Grazie per la pazienza, so che a me piacciono molto i corsi dove poi gli spettatori vengono ad aiutarmi a fare i biscotti, le cose, qua non era possibile. La prossima volta secondo me sarà possibile, io confido benissimo in questa cosa qui, quindi metteremo tutti le mani in pasta. In modo da rendere tutto più divertente. E soprattutto che sia una promessa per rivederci alla prossima edizione. Ok, allora qua abbiamo la torta finita, questa, però qualche assaggio secondo me si può tentare ancora, o siamo alla situazione? Siamo un po' borderline, cosa dite voi? Io ve la taglio. Okay. Va bene, allora riusciamo anche con gli assaggi. Vado di là, è meglio che così lascio libero oppure... Sento un attimo con le ragazze qui. Adesso mi sento, ok. Sento bene. L'escamotage. Se passiamo dall'altra parte, tagliarla qui davanti, che così dopo la distribuiamo eventualmente. Sì, vado da quest'altra parte. O se no, oppure preparo io, ti do una mano, io mi metto un attimo i guanti e. Vabbè. E do una mano. Anche perché quando si fa pasticceria si fa sempre. Si usano tanti ingredienti, okay, tanti utensili, per cui. Vado dall'altra parte, quindi. No, alla fine. Ok. Va bene. Tagliamo qualche quadrettino. Quando abbiamo una ganassa al cioccolato, la cosa migliore è quella di utilizzare un coltello bagnato nell'acqua calda. Questo ci permette di fare delle parti molto precise. Adesso siamo in tanti, per cui ricaviamo dei piccoli pezzettini. Poi ovviamente qui sarebbe stato più bello fare delle fettine. Però così magari riusciamo a fare qualche assaggio in più. Questo dolce ha del cioccolato al 75%, quindi contiene un po' di zuccheri, per cui è uno di quei dolci che ci permettiamo una volta ogni tanto. Ovviamente, se invece abbiamo dei dolci composti solo da frutta, come per esempio il cantenno, budini fatti con i latti vegetali, eccetera, senza zuccheri dentro possiamo mangiarli anche quotidianamente. Quindi questo è uno stravizio che ci permettiamo oggi, perché è appunto giornata di festa. E cosa faccio? Tiro su io con un coltellino? Faccio così. No, no, grazie. Mettiamole anche la camera, non ci chiedono dietro anche loro. Ops. Questo è minuscolo, lo metto lo stesso. Ho ancora il microfono aperto? Sì. Adesso chi c'è? Beh, siamo stati anche fortunati, intanto il sole è andato via, perché oggi veramente c'era da cuocerci. Opla. Sì, adesso non sono microfonata io, però fra poco ci sarà la...
Ah, beh, che è un posto meraviglioso. La nostra amata Franca, sì, è un posto meraviglioso. Siete mai andati alla fattoria dell'autosufficienza? La conoscete? Io, visto che abbiamo preparato i dolci, ci sono andata in occasione di un ritiro di digiuno. Dopo 3 giorni che non mangiavo, dormivo in tenda, sentivo l'odore della frutta che era a 200 metri di distanza. Dentro la tenda sentivo un profumo di pesche. Sì, infatti, Dio che mi si è spezzato. Era 2 giorni prima soltanto liquido, 3 giorni di astinenza completa e 2 giorni di nuovo liquido, quindi diventavano... Però ogni tanto ci vuole, quindi magari 7 sono anche troppi, però... Digiuni serali, una volta ogni tanto... Ci siamo quasi, direi che abbiamo fatto un bel numero di coppette, no? Scusa? Abbiamo fatto un bel numero. Dove li trovi? Le dosi che vi ho dato per questa torta sono per un cerchio di diametro di 22. E da 22, vedete, ci fate un bel po' di torte, un bel po' di porzioni. Adesso queste sono molto piccole, però direi che ci possono tranquillamente mangiare una 20ina di persone. Abbiamo quasi finito, guarda, se vuoi sovrapporli lì. No, tu, sto parlando di una... Avete avuto pazienza, però, insomma, almeno sentiamo... Varrà la pena, perché questi paura di calcio. Quindi per ora li appoggiamo qua, poi facciamo sempre un po' di facciamo più passare. Questa che assaggiate adesso è la versione, diciamo, un po' meno... con la ganache, senza l'uvetta, senza... Lascio qua sopra le ricette, che se qualcuno non è riuscito a segnarle tutte, la prima pagina e la seconda. Il cannolo sì, senza la tisana di rose, è con l'acqua, però cambia soltanto questa cosa qua. Benissimo, io inizio a sgombrare, va bene?